Benvenuti alla pagina sportiva di LTG, apriamo ovviamente con il calcio e pur mantenendo l'imbattibilità in campionato, tanti gli aspetti da rivalutare per il Benevento di Mister Brin, il tecnico marchigiano, il Marcello Torre ha dovuto fare ancora una volta comunque i conti con le varie indisponibilità tra gli infortuni e le squalifiche, dovendo fronteggiare, questo ormai non è una novità, la consueta emergenza centrocampo con un Daniel Kofi Adjei tra l'altro non al 100% dal punto di vista fisico ed addirittura anche in diffida, dunque probabilmente anche un po' bloccato in vista della sfida interna di domenica prossima contro il Lecce. Poi c'era un Campagnacci che si è dovuto adattare ad un ruolo non suo, ciò nonostante non è vero, dobbiamo sottolineare che il ruolo è stato ben interpretato dall'ex esterno della Regina. La scelta che ha lasciato un po' di dubbi già d'inizio gara è stata quella di Fabio Mazzeo sulla fascia destra, di interpretare un ruolo non propriamente suo, non tanto per il lavoro offensivo quanto per quello in copertura che ha comunque bloccato il croato Celiak, poi a sua volta colpevole di un ingenuo errore che gli è costato l'espulsione. Non a caso i gol sono entrambi arrivati proprio dall'auto destro, ma se è vero che Canutè aveva convinto il tecnico contro la Casertana solo 7 giorni prima, perché non riconfermarlo? Perché presentare un 11 ultra spregiudicato già dall'inizio considerando le difficoltà già a centrocampo, se è vero che da un lato c'è l'ex Perugia che scalpita e che ha bisogno di minuti per trovare il ritmo partita, dall'altra c'è la necessità di pensare alla situazione corale. Si poteva anche pensare di partire con Marotta in panchina, data anche la diffida, dando una chance a Mazzeo al fianco di Osepi per ricomporre anche la coppia determinante per la vittoria del campionato dello scorso anno del Perugia. Ha scricchiolato anche il pacchetto arretrato, vera forza sino ad oggi dei giallorossi, poco assistita comunque dal lavoro in copertura della squadra. Positivo per quel che si poteva chiedere dopo i soli 3 allenamenti, anche l'esordio a partita in corsa per Riccardo Allegretti, entrato nel secondo tempo, che ha saputo dare un po' di geometria alla manovra. È l'unico a capire che si potevano e dovevano testare le qualità di un portiere classe 96 a cui ancora tremavano le ginocchia per l'esordio. Nessun dramma per questo pareggio che al momento poco compromette la classifica, dato che dietro si è arrestata parzialmente anche la marcia della Juve Stabia, con una Salernitana che comunque ora ancor più il fiato sul collo sui Sanniti. Da martedì ripartono gli allenamenti in vista di una sfida non decisiva ma comunque importante, quella interna al Ciro Vigorito contro il Lecce. I salentini avranno la possibilità di rientrare nel primissimo gruppone del girone, dall'altro i giallorossi dovranno dar dimostrazione che il mezzo falso di Pagani è stato solo un isolato episodio. Ed ora passiamo alla Serie D con il Torrecuso di Mister Delli Santi. La squadra sannita ha battuto il Due Torri grazie al gol del solito Sasà Galizia, imbeccato da un ottimo cross di Zerrillo. Con questa vittoria, con lo scarto minimo, i sannini si portano a più 6 dall'Agragas, avversario di domenica prossima nella sfida sul neutro di Puglianello. E nel weekend non ha giocato la forza e coraggio che tuttavia non sta attraversando un buon momento. Si prevedono infatti importanti decisioni dal punto di vista dello staff e della rosa. Il presidente Taddeo si è riservato qualche giorno per fare il punto della situazione, confermata la posizione di Mauro, mentre vicine sembrano le dimissioni del direttore sportivo Maglione. Aggiornamenti nei prossimi giorni, ma argomento da approfondire nella nostra trasmissione Tutto lo Sport, in diretta sui nostri canali lunedì sera, di replica nel corso della nostra programmazione. Avremo modo di parlare anche di forza e coraggio grazie alla presenza del dirigente della società sannita Giulio Vallone. Calcio a 5, seconda vittoria consecutiva per il Maleventum che torna da Amalfi con 3 punti in tasca. Vittoria netta 4-1 inflitto ai padroni di casa della squadra di Mister Corini. Esordio positivo domenica pomeriggio anche per la compagine femminile del Maleventum che sotto la guida di Mister Nazareno Mercurio pareggia 2-2 contro l'Irpinia. Ed ora passiamo agli altri sport, considerando ovviamente le varie soste tra Cestistica Benevento per quanto riguarda il basket, la sosta anche del rugby e della pallamano Benevento. 7 giorni dopo il caos e la partita comunque tanto criticata, soprattutto dalle quali comunque aspettiamo anche notizie ufficiali, sospesa contro la capolista dorica. Dunque apriamo il capitolo volley, derby campano per l'Accademia. Sabato pomeriggio in terra partenopea contro il Centroestere si è riproposta la sfida contro la capolista dello scorso anno del girone delle Sannite in Serie C. Sfida affascinante ma importante in ottica salvezza ed agevolmente condotta dalle
padroni di casa che hanno battuto la squadra di Vittorio Ruscello con un netto 3-0. Non c'è tempo però di guardarsi indietro, perché ora è fondamentale far punti pesanti contro un'altra diretta concorrente. L'Acqua Mataturi è attesa domenica pomeriggio al Pala Parente. Sarà sfida salvezza e soprattutto l'occasione per le giallorosse di tornare a fare punti dopo due gare consecutive in magra di risultati. Bene invece l'altra beneventana nello stesso girone, la Volare Benevento, che dopo tre sconfitte consecutive è tornata finalmente alla vittoria contro il Montescaglioso. Partite un po' con il freno a mano tirato, le ragazze di coach della Balda hanno sfoderato il carattere dopo aver ceduto il primo set alle Lucane. Partita giocata punto su punto, dove era necessario limitare gli errori per aggiudicarsi la vittoria, come dimostrano i parziali di 23-25, poi 25-23, 25-20 e 25-21. Le Aquile Sannite, con attenzione e carattere, sono riuscite nell'intento, trascinate da una strepitosa Antonietta Colella in giornata di grazia. Ma ascoltiamo le interviste del dopogara, ascoltiamo dunque le parole dei protagonisti al termine di Volare Benevento Montescaglioso. Coach della Balda, dopo tre sconfitte siete tornati finalmente alla vittoria. Sì, ci voleva. Abbiamo lavorato tanto, merito la prestazione delle ragazze che oggi veramente hanno giocato una gran partita. È chiaro che dobbiamo ancora aggiustare diverse cose, però sono contento per la vittoria. Poi da lunedì subito in palestra a mettere a posto le cose che mancano. Assolutamente, una sfida battuta punto su punto, siete partiti forse un po' con il freno a mano tirato, poi è uscito fuori forse quel carattere e quella convinzione di sé che è mancata forse anche nelle sfide precedenti. Esatto, hai ragione. Abbiamo trovato sicuramente una Colella che è in grado di aiutarci sia in prima che in seconda linea, e lei è partita un po' forse nervosa, timorosa, non lo so, comunque dopo è venuta fuori alla grande, alla distanza, come anche tutte le altre. Che cosa c'era da migliorare ed è migliorato e cosa c'è ancora da cambiare? Allora, c'era da migliorare gli errori, quelli che ci mandano fuori ritmo, gli errori banali che da una squadra giovane è anche, fra virgolette, normale aspettarsi. C'è da migliorare ancora qualcosa sull'aspetto tattico e di attenzione sulle rotazioni avversarie. Allora ci è voluta una grande Antonietta Colella per tornare alla vittoria. Grande no, tutte quante insieme, quello sì. Magari dal primo set io personalmente no, però mi hanno aiutato molto le ragazze, sono riuscita ad entrare in campo, quindi siamo andate bene. È stato più che altro un parto questa partita, proprio. Però sì, siamo riuscite a crederci, più che altro a crederci. Poi un po' ci è andata bene qualche cosa, un po' siamo state molto brave noi, dobbiamo migliorare sicuramente molto, quello sì. Piano piano, una piccola vittoria, piano piano. Avevate cominciato bene questo campionato con un buon esordio, poi tre sconfitte consecutive. Che cos'è che non ne andava e cosa è cambiato? Questo può essere un primo tassello comunque per invertire questo trend. È cambiato secondo me che ci abbiamo creduto forse un po' in più, magari la partita scorsa contro ci avevamo anche creduto, però poi si è fatta male Moira e quindi è stato un poco, ci siamo un po' demoralizzate anche noi psicologicamente, sennò io penso che avremmo vinto anche quella 3-0. Questa vittoria secondo me ci può insegnare, ci fa capire magari che noi possiamo fare molto, ci dobbiamo credere soprattutto e speriamo di non fare adesso altre tre perdite e poi una vittoria. Noi abbiamo un grande potenziale, possiamo fare molto e dobbiamo fare molto, ci dobbiamo solo credere. Ed ora apriamo il capitolo basket dedicato interamente alla DNC, alla Magic Team Benevento, che dopo il passo falso di Cerignola torna finalmente alla vittoria nella sfida interna di domenica pomeriggio alle 18 al Pala Parente contro la Megari di Napoli. Una vittoria scacciante, 110-60, il finale in una gara dove non c'è quasi mai stata storia per gli ospiti. Nel finale spazio anche per i giovani con Chiusolo, che trova anche i suoi primi due punti della stagione. Un tabellino ricchissimo per i bianco-blu, chiuso con un super
Cagnalosa a 24 punti, Marchetti 20 e Ronconi 18. Ora ci saranno 2 settimane per lavorare in maniera più serena e far sì che questa vittoria sia l'inizio di una striscia positiva dei risultati. Dunque il prossimo step è la continuità, ma ascoltiamo le parole di coach Parrillo e del capitano della Magic Team al termine proprio della sfida. Coach Parrillo, dopo il passo falso di Cerignola era importante ricominciare bene e ritrovare un risultato positivo, oggi un risultato netto e rotondo contro la Megaride. Passo falso a Cerignola, Cerignola è una buona squadra, abbiamo sbagliato il secondo quarto che ci è costato, come ho detto anche in trasmissione, la partita, però anche lì c'era stato un buon approccio di gara e anche un buon terzo quarto. Il tempo non è stato tantissimo, ma oggi sono contento soprattutto per la mentalità che hanno avuto i ragazzi, perché si sa che giocare contro un avversario che ha 2 punti in classifica non è sempre semplice, o meglio, può sembrare semplicissima, ma poi dopo può nascondere delle insidie. Invece sono contento perché i ragazzi sono stati concentrati per tutto l'arco della partita e questo mi fa particolarmente piacere. Sì, diciamo che la squadra sta crescendo di intensità in attacco, il movimento, il gioco viene fatto con più fluidità tra l'interno e l'esterno e questo automaticamente aumenta anche le percentuali al tiro. In questo momento Benevento non è la squadra con il maggior budget speso, infatti abbiamo fatto anche un punto con la società, in questo momento noi abbiamo iniziato già a programmare quelli che saranno i nostri prossimi anni. Questo che significa? Significa che noi da qui a fine anno dovremo fare il massimo per dare il meglio di noi in ogni partita, e probabilmente anche senza tanto assillo del risultato a tutti i costi, perché è evidente che ci sono 3, 4, 5 squadre che hanno speso veramente tanti soldi, dove tu ti andrai a giocare le partite per determinazione e volontà, ma è evidente che il budget speso in questi campionati ha la sua valenza. Stasera l'importante appunto era ritrovare 2 punti che purtroppo nelle ultime partite ci sono mancati, anche per sfortuna, perché abbiamo perso 2 partite supplementari, e tra cui una Sarno che io purtroppo avevo l'influenza. E diciamo che stasera è stata una bellissima prova del collettivo, direi, tutti quanti abbiamo giocato, ma proprio perché avevamo tanta voglia di vincere appunto. E appunto c'è stato un grande spazio anche per i giovani comunque nella seconda parte, dato specialmente il risultato. La differenza è che forse, infatti questo dimostra anche il fatto che avete bisogno un po' di serenità, la differenza nelle altre partite vi era mancata un po' di precisione, per esempio nei tiri a 3, che questa sera invece le percentuali insomma sono state abbastanza alte. Ma sì, sicuramente la precisione è più un discorso anche di giornata, perché noi non siamo giocatori di Serie A che insomma facciamo sempre canestro, lo sappiamo. E sicuramente nelle partite in cui facciamo 110 punti sicuramente c'è la serenità, sicuramente, però è anche un discorso di giornata. Nella sosta quindi importante un risultato positivo, ora manca lo step successivo, vale a dire quella della continuità dei risultati. Eh sì, perché purtroppo abbiamo vinto le prime 2, poi abbiamo avuto 4 partite in cui non siamo riusciti a vincere, poi abbiamo vinto e poi domenica scorsa abbiamo perso di nuovo a Cerignola. E quindi sì, quello che ci manca è sicuramente la continuità, ma stiamo lavorando bene, stiamo cominciando a trovarci tra di noi, a essere più sereni, a giocare più insieme, quindi sono convinto che insomma con l'aiuto del coach e tutti quanti riusciremo a fare bene. E questa era l'ultima notizia per quanto riguarda lo sport, rigiro la linea studio, a te Emilio.